Siamo arrivati alla conclusione del ciclo di incontri La verità nella sua complessità, riservato alle classi quinte del liceo scientifico Galileo Galilei. Il tema di oggi è verità ed economia e verrà trattato da Luigi Marattin, professore di politica economica associato all'Università di Bologna e consigliere economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ci parlerà di cicli economici, crisi e ripresa a partire dalla più grande crisi mondiale del 1929. Siamo qui col professore Luigi Marattin, laureato in economia all'Università di Ferrara, docente all'Università di Bologna e professore assistente anche per quanto riguarda Economic Advisor della Presidenza del Consiglio. Il professore è appena reduce dall'incontro che abbiamo avuto su tematiche economiche per quanto riguarda l'incontro con tema La Verità che ha organizzato la professoressa del liceo scientifico Miriam Rocca, docente di filosofia. La prima domanda che volevo porle, professore, noi sappiamo che tra le sue aree di competenza figura anche la politica fiscale, con particolare attenzione anche a quella comunitaria. Per cui unione fiscale, che assieme a quella politica è uno dei maggiori argomenti delle parti politiche europeiste, noi volevamo chiederle questo. Pensa che sia questa unione fiscale uno scenario concreto per il futuro dell'Unione Europea e come si realizza un'unione del genere? Sì, è sicuramente uno scenario necessario perché la nuova frontiera dell'integrazione europea non può non passare da un budget sempre più unico. Pensate che adesso solo l'1% del PIL europeo sono risorse comunitarie che vengono spese in nome per conto dell'Unione, sono per la maggior parte i famosi fondi strutturali, però un'unione economica che voglia diventare unione più forte e soprattutto andare verso integrazione politica non può evitare di avere strumenti ad esempio di emissione di debito comune o comunque strumenti di condivisione del rischio macroeconomico maggiore, ma non è una, come dire, non serve nessun grande economista per trovare il modo, serve una precondizione politica, perché unione fiscale, sia che sia un euro bond o sia che sia un budget europeo maggiormente più ampio, significa solo una cosa, che i cittadini dell'Unione Europea devono essere disposti che parte delle loro tasse vengano spese non nel loro paese ma in un altro dei paesi dell'Unione. Questa non è una questione economica, è una questione politica, cioè significa che bisogna essere disposti a vedere un cittadino spagnolo come un proprio concittadino, senza dimenticare che già nei paesi nazionali abbiamo problemi anche in questo paese, cittadini del nord hanno problemi che le proprie tasse vengano spese anche nel sud, così è accaduto in Germania dopo la riunificazione negli anni 90, quindi è un problema anche a livello nazionale. La nuova frontiera significa che questo problema viene trattato a livello europeo, cioè un cittadino spagnolo sa che parte delle sue tasse possono essere spese in un territorio diverso dell'Unione e non ha un problema con questo perché quello è un suo concittadino. Quindi capite bene che questa non è una tematica economica, è una tematica politica che forse può essere risolta solo quando andremo in vacanza negli Stati Uniti e in Brasile, ci chiederanno di dove sei, non risponderemo sono italiano, sono spagnolo, sono francese, ma risponderemo sono europeo. Io pensavo che la mia generazione sarebbe stata la prima a fare questo, non lo è stata, magari spero, lo auguro che lo sia la vostra. Un'altra domanda da parte mia, poi ci sarà un altro ragazzo che vuole porre delle altre domande magari di carattere più economico, perché io avevo molto a cuore questa dimensione europeista che lei ha sottolineato molto e in parte a questa domanda lei ha già risposto. Durante uno degli ultimi vertici europei per negoziare con il Premier Cameron la permanenza del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea si è parlato di un'espressione nel documento costitutivo dell'Unione Europea che era una sempre più stretta unione dei paesi aderenti all'Unione. Crede che i problemi sollevati dal Regno Unito e da alcuni paesi dell'est dell'Europa sul destino dell'Unione Europea siano di natura economica o di natura politica? E che cosa pensa in particolare nel caso, del caso del Regno Unito e come questi possono essere superati indipendentemente dalla natura del problema? Sì, fra l'altro quella frase mi ha risvegliato la frase contenuta nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, che è simile, non è uguale, ma dice lo scopo è creare una more perfect union, se l'unione è sempre più perfetta. E non è la prima volta che il processo di integrazione europea usa termini che furono utilizzati nel processo di integrazione politica americana. Anche il fiscal compact, nessuno lo dice, ma in realtà è un'espressione che viene mutuata da una frase di Alexander Hamilton durante la costruzione degli Stati Uniti d'America.
Bianca, che chiamava, voleva un voluntary compact fra le 13 ex colonie britanniche. Quindi non è un caso questa somiglianza terminologica, anche per indicarci qual è la nostra via. Fra l'altro sarebbe interessante discutere, nella costruzione degli Stati Uniti d'America ci fu anche una tematica economica, cioè la messa in comune del debito avvenne con caratteristiche che forse è importante studiare e ricordare, proprio per avere una stella polare anche su dove andremo noi nei prossimi decenni. Riguardo alla domanda, io credo che le problematiche poste da David Cameron e dal Regno Unito siano problematiche serie, come sempre a metà fra l'economico e il politico. Poi sappiamo che il popolo britannico ha un'attitudine sempre, diciamo, particolare nei confronti dell'Unione Europea. Io non sono favorevole ovviamente alla cosiddetta Brexit, cioè l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, che già adesso non è nell'Unione Monetaria, proprio perché credo che i svantaggi supererebbero di molti vantaggi, tornerebbero le barriere doganali nel commercio fra l'Unione Europea e il Regno Unito, la circolazione dei capitali. Sappiamo che Londra è la prima piazza finanziaria in Europa, è una delle più importanti, forse la più importante del mondo, quindi credo che i costi supererebbero di gran lunga i benefici. Ciò detto, comunque, le richieste che il governo inglese fa nei confronti di una unione sempre più stretta non necessariamente sono da guardare con sufficienza. Si tratta di, appunto, integrare meglio il mercato dei capitali, realizzare un mercato dei prodotti, dei beni e dei servizi più concorrenziale, che è una cosa su cui gli inglesi spingono sempre molto, secondo me hanno ragione. Sono processi politicamente complessi, purtroppo poi ogni anno ci sono elezioni, l'anno prossimo nel senso non sono sincronizzate, quindi nel 2017 andranno a votare due grandi paesi fondatori, Francia e Germania. Sappiamo che prima delle elezioni difficilmente si riesce a avere il respiro politico di lungo periodo per affrontare certe tematiche. La mia speranza e di altri è che, passato questo scoglio, si riesca 70 anni dopo l'avvio del processo di integrazione europea, che partì a Roma nel 57, si riesca, diciamo, a fare un nuovo inizio in grado di affrontare queste problematiche sia dal punto di vista economico che politico, per disegnare un nuovo futuro di integrazione all'Unione Europea. Allora, caro professore Luigi Marattini, le domande che le voglio fare sono due, una dal punto di vista economico e una dal punto di vista attuale, ma anche personale. La prima dal punto di vista economico, se è possibile prevedere una crisi economica. Una frase famosissima, non ricordo mai se è di Friedman o di Samuelson, sono due grandi economisti, cioè gli economisti hanno predetto 8 delle ultime 5 recessioni, quindi insomma questa è una battuta famosa per dire che è sempre facile predire le cose ex post, ovviamente. La scienza economica ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni, negli ultimi credo 15 anni in particolare. Detto ciò, come si diceva prima, l'economia ha a che fare con comportamenti umani, quindi nella misura in cui i comportamenti umani sono non prevedibili al 100%, anche le dinamiche economiche non sono prevedibili al 100%. Certo, a volte i segnali possono essere colti, io credo lo si fu anche prima della grande crisi del 2006-2007, qualche economista vide che qualcosa stava andando per il verso sbagliato, e che spesso, diciamo, gli economisti devono anche imparare a saper comunicare meglio quello che è il risultato delle nostre ricerche. Spesso l'economista tende a rinchiudersi nella torre d'avorio e a comunicare i propri risultati su un ristretto, diciamo, platea di pubblicazioni scientifiche, che va benissimo, ma che, se vogliamo avere una funzione sociale, deve essere anche sfociare nella comunicazione pubblica e anche nella pratica politica. Detto ciò, ripeto, non è facile prevedere le recessioni, ma non sono i terremoti, che notoriamente è impossibile prevedere. Forse serve, ripeto, anche un po' uno sforzo di approfondimento e di comunicazione pubblica nei confronti di chi poi prende le decisioni. La mia seconda domanda riguarda la Turchia. Abbiamo visto, sta tornando di moda il discorso di far entrare o meno la Turchia in Europa. Lei è favorevole o meno? E soprattutto, quali potrebbero essere i benefici economici per quanto riguarda i paesi che sono già nell'Unione Europea con questa possibile entrata? Una questione molto complicata, che investe aspetti, soprattutto vedete in questi mesi, ben oltre l'economia. Abbiamo il problema dei migranti, questa tragedia enorme della rotta balcanica, quindi io credo che adesso la questione se far entrare o meno la Turchia abbia veramente poco di economico e abbia più di considerazioni geopolitiche, che sono di una complessità enorme, soprattutto in questi mesi, in quello che sta accadendo in quell'area del mondo. Da un punto di vista economico, ricordo all'inizio degli anni 90 e oltre il dibattito, Ralph Dahrendorf,
Bismarck, un grande intellettuale tedesco, ne era la massima espressione, si poneva la domanda: ma l'Unione Europea va allargata o va approfondita? E io credo che alla fine, 25 anni dopo, siamo più o meno sempre lì, cioè la scelta fra allargare il più possibile anche a realtà non necessariamente appartenente alla nostra tradizione. La Turchia per il 99% sta su un altro continente. Quindi deve essere allargata oppure deve essere approfondita, nel senso che i paesi già esistenti o magari anche in cerchi più ristretti debbano accelerare il loro livello di integrazione economica e politica. Sono due scelte abbastanza diverse. Nella prima noi teniamo un'integrazione come adesso e allarghiamo il più possibile, sperando che non ne venga danneggiata. Nella seconda scelta noi non solo rimaniamo i membri attuali, ma a volte creiamo anche, si chiamano cooperazioni rafforzate, come sappiamo, all'interno del diritto comunitario, tali da spingere sempre più avanti con chi è pronto alla frontiera di integrazione. Credo siano due scelte abbastanza diverse, che ripeto, Dahrendorf per primo mise in evidenza un quarto di secolo fa, e credo che quando l'Unione Europea, e spero lo faccia presto, deciderà di fare una nuova, un passo avanti nel processo di integrazione, debba fondamentalmente scegliere fra queste due grandi direttrici, che ancora una volta di economico hanno relativamente poco, ma sono grandi scelte politiche che disegneranno il futuro dei prossimi decenni per i popoli europei. Preside, secondo lei la caduta didattico-formativa di questi incontri qual è stata per i ragazzi? È stata positiva senz'altro, perché abbiamo fatto quattro incontri che hanno riguardato la tematica della verità, che è un tema molto complesso, verità messa in relazione con alcuni ambiti altrettanto complessi come la fede, come la scienza, se vi ricordate, e oggi con l'economia. Avete visto come il professore Marattin non ha trovato difficoltà, ha comunque detto che l'economia è una scienza molto seria, è una scienza che non ha certo la verità assoluta, vero? Ma che però può spiegare tante cose. La ricaduta didattica è stata positiva sui due ragazzi, perché si è trattato di appuntamenti di approfondimento didattico, quindi una didattica alternativa alla didattica tradizionale. Io mi auguro che negli anni a venire si possano fare sempre di più questi incontri in tutte le discipline, non solo promosse dal Dipartimento di Filosofia, ma anche dalla Fisica, soprattutto dal Dipartimento di Fisica, dal Dipartimento anche di Storia, dal Dipartimento di Lettere, perché sono veramente degli incontri interessanti che altrimenti fatti in classe, cioè la lezione fatta in classe non consente questi approfondimenti. Quindi alla presenza di un esperto, l'esperto di economia, l'esperto di scienze, l'esperto di fede, hanno consentito di approfondire determinati argomenti. Grazie. Con quest'ultimo incontro abbiamo terminato il ciclo portato avanti dal Dipartimento Filosofico del Liceo Scientifico Galileo Galilei.